Ecco amici, iniziamo la nostra visita a Orio Mosso, questo borgo, questa frazione di Quittengo che, come vedrete fra poco, ci riserverà degli angoli veramente suggestivi. Ecco, il nostro primo incontro è con questa fontana che, come vedrete fra un attimo, ha come il rubinetto, se vogliamo dire così, una bellissima testa di toro. Qui stiamo cominciando ad entrare nel vivo dell'abitato e, come vedrete, dovremo percorrere diverse scalinate in discesa perché ovviamente Orio Mosso è un borgo, è un paese, una piccola frazione costruita sulla pendenza della montagna. Abbiamo appena superato quel porticato che avete appena visto ed ecco che ci troviamo già con questa bella immagine della Madonna con il bambino dipinta sul muro di questa casa. Qui sotto vedete anche la data, 1622. Svoltiamo subito a destra e proviamo ad addentrarci qui tra queste case e questi stretti vicoli che erano fatti appunto solo per camminare a piedi. Uno scorcio sulla vallata. Il panorama ovviamente è incantevole. Ed ecco un'altra delle ripide scalinate che bisogna percorrere per scendere e andare a vedere altri scorci di questo bellissimo borgo. Ed ecco cosa si intravede continuando a scendere. Adesso supereremo anche questa piccola scalinata e ci porteremo verso la chiesa della frazione di Orio Mosso. Come vedete in fondo si intravede lo spettacolo della valle e quello che si vede laggiù è Riabella, altro bellissimo borgo della Valle Cervo. Guardate questo bellissimo gazebo ricoperto da vegetazione verde, è veramente incantevole, con lo sfondo del cielo, delle montagne e della valle. Questo che vedete è il campanile della chiesetta, vedete anche la data, 1766, le campane che funzionano perfettamente e che battono le ore. Ecco, questa è la facciata della chiesa con il suo campanile e con l'orologio che, come vedete, indica perfettamente le ore. E se adesso noi giriamo lentamente la videocamera possiamo ammirare il panorama che si gode da questa frazione. Ci apprestiamo a scendere ancora, come vedete altre scalinate che scendono in basso e poi ovviamente quando dovremo tornare indietro le dovremo percorrere al contrario, ma questo ovviamente è inevitabile.
come potete vedere qui molte case hanno delle fantastiche terrazze che ovviamente affacciano sul belvedere della valle. Dopo aver attraversato tutto il paese in discesa, ci apprestiamo a salire al belvedere Monte Pila, l'ultima chicca che ci offre Orio Mosso. Eccoci, siamo arrivati in cima al Monte Pila, si vede da qui la croce che lo sovrasta, mentre gli uccellini ci danno il benvenuto. Ed ecco il panorama che si gode dalla cima del Monte Pila, anche se purtroppo oggi c'è un po' di foschia, tuttavia